Amici telespettatori, buon anno a tutti voi, siamo in diretta per la, il primo appuntamento dell'anno di Live Today, questa sera parleremo di un argomento importante che ci auguriamo possa essere mitigato nel corso del 2023, anche se gli auspici dell'inizio dell'anno non danno molta speranza di una ripresa reale in questa regione, anche a livello nazionale, vediamo che sono aumentate le accise sulla benzina, eh, sono aumentate le bollette all'inizio d'anno, le autostrade, un po' la spesa eh, quotidiana e c'è il problema nella nostra regione dello spopolamento e naturalmente per arginare lo spopolamento ci vorrebbe più lavoro, il lavoro remunerato che possa eh, dare la possibilità ai giovani di restare in questa terra, quindi il cuneo fiscale bisognerebbe rimodularlo in base, una volta c'era la scala mobile, oggi purtroppo non c'è, quindi non si adegua la spesa a quello che uno può incassare come stipendio. Questa sera parliamo di un argomento particolare che è quello del cooperativismo e ci chiediamo se il sistema cooperativistico possa mitigare la carenza di lavoro in questa nostra regione. Lo facciamo con gli ospiti più illustri rappresentanti del cooperativismo nella nostra regione a livello nazionale. E, eh, andiamo a presentare i nostri ospiti, il Cavaliere Domenico Calleo, che è il Presidente di Conf Cooperative Molise, buonasera a lei. Quindi Liano Chiacchiari. Membro del direttivo nazionale di Conf Cooperative Sanità e socio fondatore della cooperativa CSS, Servizi di assistenza domiciliare infermieristica. Buonasera a lei, giustamente parleremo con lei di sanità. E Riccardo Terriaca, buonasera a lei, membro del consiglio nazionale di Fedagri, quindi apicoltore eccelso, quindi parleremo di agricoltura, di apicoltura con lei. Ma iniziamo con. Domenico Calleo a fare una panoramica di quello che è stato il 2022 come premesse per il 2023 dal punto di vista cooperativistico e poi ci immergiamo su quella che è la realtà, quella che è la realtà possibile lavorativa, perché questa sera dovremo dare anche dei consigli a chi ci ascolta e ci auguriamo che siano in tanti per comprendere come avviare anche una cooperativa, quali consigli dare ai giovani, a chi magari vuole iniziare un'attività, come comportarsi, quali sono i sistemi, quali sono i settori su cui si può investire ancora. Buonasera a tutti, intanto anch'io mi associo con Pietro per fare gli auguri di buon anno ai nostri telespettatori. Eh, certamente il 2022 è stato un anno molto molto difficile e credo che il 2023 lo sarà altrettanto, altrettanto perché purtroppo i dati eh, oggi pubblicati dall'ISAT sono sempre più preoccupanti, inflazione è altissima, eh, il caro, il caro bolletto e caro energia è un altro argomento molto importante da affrontare. Non so, Presidente Gardini al primo incontro col governo ha sollecitato il governo proprio ad affrontare questo tema importante del, dell'inflazione del caro energia per dare per respiro alle nostre imprese, perché poi con il caro energia, parliamoci chiaro c'è un riflesso negativo su tutti quelli che sono i costi, dai costi alimentari, i costi di produzione e via dicendo. Per cui diciamo che eh, il movimento cooperativo ha dovuto affrontare, come tante imprese a livello nazionale, a livello regionale, questo grosso disagio. E non dimentichiamo che il Covid poi è stato poi il, il problema più grosso dal punto di vista sanitario perché Ma purtroppo non bastava. Non non bastava. bastava. Non bastava e purtroppo di riflesso il Covid ha portato a queste conseguenze e non, e non da meno la guerra in Ucraina. Per cui ci sono situazioni che veramente hanno messo in crisi le nostre imprese. Io credo che sia importante e la ringrazio per averci invitato perché in questo momento la gente ha bisogno di giuste informazioni e non solo parole, soprattutto cercare di essere concreti e di dare i, le giuste notizie e informazioni per far sì che riparta un po' questa economia con tutte le difficoltà. È certamente importante che sia a livello nazionale e sia a livello regionale ci sia una politica verso il territorio, eh, verso situazioni che debbono assolutamente creare occupazione e sviluppo. E lo diceva anche lei prima, eh, la cosa importante è cercare di rendere competitivo di, nostro, di nuovo il nostro Paese. Quando parliamo di cuneo fiscale non dimentichiamo che la pressione fiscale è arrivata al 42,6%, per cui andiamo sempre ad aumentare. E certamente le imprese non hanno vita facile per portare avanti eh, le loro attività. E non dimentichiamo che nel 2022 hanno chiuso moltissime imprese purtroppo e noi dobbiamo cercare invece di andare in controtendenza, ma controtendenza significa lavorare insieme alla politica sia a livello nazionale che a livello regionale purché la politica ci ascolti perché spesso e volentieri la politica si mette anche il vestito di, di imprenditore, cosa che non devono fare ma devono lasciar fare a noi e noi come Confo Cooperative stiamo cercando, come Movimento Cooperativo stiamo cercando di dare il nostro supporto e spesso e volentieri le parole se si, 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 si dicono e eh, non ci danno eh, purtroppo possibilità di realizzare e concretizzare quello che magari eh, si vuole fare. Per cui io credo che una politica basata sulla condivisione, sulla concertazione, sulla programmazione condivisa e negoziata io credo che sia fondamentale perché si è tolta anche questo eh, strumento che era in passato certo, molto utilizzato, certo. quella della concertazione. Ci si riuniva, ci si metteva intorno a un tavolo, si faceva un'analisi del bisogno, dell'analisi del territorio e si cercava di creare di fare una programmazione che rispondesse di più a quelle che sono le esigenze territoriali. Purtroppo questo non sta avvenendo più. Può darsi ci sia anche responsabilità da parte di, di noi rappresentanti delle organizzazioni che non facciamo una giusta informazione e non facciamo una eh, giusta interlocuzione con la parte politica. Però se, mi sembra ogni volta insomma, di, di, di incontrarci e confrontarci solo sulle parole, parole che non bastano a risolvere i problemi. Non dimentichiamo che abbiamo vissuto una campagna elettorale a livello nazionale, a breve inizierà quella regionale e io credo che noi dobbiamo farci trovare pronti per, dare le giuste, per fare le giuste proposte e rilanciare finalmente un'economia di sviluppo nella nostra regione che da tempo sta vivendo una situazione drammatica come quella del commissariamento. Certamente qualcuno dirà quando un villaggio regionale, l'80% viene utilizzato per la sanità, io credo che risorse per tutti gli altri settori produttivi siano ben poche. Per cui io credo che sia importante l'interlocuzione con le parti sociali per cercare di dare un contributo, ma responsabilmente. Io quello che voglio eh, dire con forza, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità per quello che rappresenta, perché spesso siamo pronti a, a trovare il capo espiatorio per le cose che non vanno, però non siamo mai... Ecco, eh, coscienti che noi stessi nel assumerci le nostre responsabilità. Noi come Movimento Cooperativo lo siamo, siamo pronti a rassumerci le responsabilità capendo che la situazione è molto difficile, però basta con le parole e dobbiamo cercare adesso di concretizzare. Concretizzare significa cercare di portare avanti delle proposte che siano confacenti al bisogno eh, territoriale, in questo caso regionale. E non dimentichiamo per chiudere perché si parla tanto di PNRR. Ma non dimentichiamo che per il 75% il PNRR sono debiti, debiti che ricadono eh, sul, sul sui nostri figli, sui nostri nipoti, per cui queste risorse devono essere eh, utilizzate per cercare veramente di creare sviluppo e lo sviluppo passa attraverso un abbattimento del costo del lavoro e una riforma fiscale che vada veramente ad aiutare le nostre imprese. Sembra un déjà vu, Domenico. Eh, queste cose le diciamo ormai da diversi anni. Giustamente, può essere un tormentone. Però, queste sono, cioè, la panacea risolutiva di questi mali endemici è questa: cioè, abbassare il, il cuneo fiscale, dare la possibilità alle famiglie di sopravvivere in questa regione, cioè creare posti di lavoro. E sappiamo che eh, qualcuno ci riesce, però si proietta verso l'esterno lavorando perché eh, questo è indubbio bisogna comunque proiettarsi verso l'esterno. Sappiamo che siamo nel Molise al centro dell'Italia, anche se ci mettono al sud, ma siamo al centro dell'Italia. Per arrivare a Roma con un'ora e mezza ci siamo, siamo con un'ora e un quarto a Napoli, con due ore e mezza siamo a Bari, siamo a Pescara. Quindi diciamo che siamo al centro di quest'Italia e possiamo spostarci, visto che diciamo, le infrastrutture sono diciamo, anche una, una nota dolente di questa regione, possiamo muoverci diciamo con facilità rispetto magari alle regioni del sud realmente. Quintiliano Chiacchiari, esperienza degli ultimi due o tre anni eh, drammatica per quanto riguarda la gestione anche domiciliare della salute dei cittadini. Così facciamo un escurso su quello che è accaduto in questi due anni per comprendere cosa bisogna migliorare anche nella sanità nei prossimi anni. ai saluti eh, e gli auguri di un buon anno a tutti i telespettatori allora, eh, ric ricapitolando un attimo sono stati, eh, sì, si dice, anni drammatici ma per chi eh, ha avuto un ruolo attivo per quanto riguarda le, la, i servizi nel nostro settore i servizi domiciliari, quindi di tipo sanitario quindi erogare i servizi in quel periodo è stato veramente duro eh, vado a memoria eh, già dalla, eh, dalla, da reperire i DPI è stato drammatico. Eh, chiaramente eh, Quindi veramente ci siamo affidati alla buona volontà a, 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 ai nostri operatori che nonostante tutto sono riusciti a garantire un livello di qualitativa, non far mancare l'assistenza domiciliare perché come si diceva prima noi ci occupiamo di assistenza integrata, assistenza di tipo sanitario in questa regione e garantire i servizi nelle, nelle condizioni in cui c'erano, specialmente all'inizio, è stato veramente drammatico. Con, eh, quindi col rischio non si sapeva con chi si aveva a che fare, col rischio impossibile a reperire DP, eh, carenza di personale, è stato drammatico, però siamo riusciti a, veramente, a superare questa fase drammatica con l'abnegazione con, con tutti i nostri lavoratori, infermieri, fisioterapisti, medici, tutti quelli che si sono adoperati per questa, questo. Eh, è stato veramente un momento drammatico e che sembra che ci stiamo buttando alle spalle. Cosa però... È stata veramente dura, così anche per le case di riposo, per le strutture che abbiamo residenziali, dove a livello generale è stato superare questa fase insomma, con l'incognita del giorno dopo, non si sapeva cosa succedeva, è stato drammatico. Questo ha comportato una serie di problemi, ma nello stesso tempo sono emesse le criticità è emerso quindi ehm, la fragilità del tessuto eh, territoriale, dell'assistenza certo primaria sanitaria. domiciliare, cioè dell'assistenza territoriale. Eh, quindi è quello che effettivamente eh, si è toccato con mano, che il nostro sistema sanitario è soprattutto carente per quanto riguarda eh, il territorio. Eh, faccio un esempio, l'assistenza la, domiciliare, le cure domiciliari che noi facciamo, a livello dovremmo, secondo il PNNR dovremmo erogarla. Gli oltre 65 anni dovremmo arrivare entro il 2026 eh, al 10% della popolazione. Oltre 65 anni. Noi siamo, attualmente siamo al 2,9%. Cosa che, per esempio, in Germania sono al 15%, in Spagna sono al 9%. C'è Qui c'è un gap enorme in termini di cose. Quindi eh, c'è da lavorare molto, c'è da veramente da, da correre. Il PNNR eh, va in questa direzione perché, eh, proprio perché sono emerse queste criticità e si vuole dare molta attenzione a, queste, a questi aspetti, eh, tanto è vero che eh, insomma, il primo, lo slogan qual è adesso? Che il primo luogo di cura è il domicilio. Ma eh, questo che significa? Che eh, bisogna quindi lasciare le persone a domicilio il più possibile, la, curare, curare quindi le cronicità a domicilio ma chiaramente con gli strumenti adatti. Per strumenti adatti intendiamo quindi tipo telemedicina, diagnostica, il, il futuro, il diciamo futuro deve essere per forza. Il futuro, il futuro deve essere. Allora, Anteriore è quello che ho detto che è stato drammatico, però nello stesso tempo eh, ci ha, ha reso consapevoli della, della nostra criticità, della nostra fragilità e quindi ci si sta attrezzando per, per il futuro, il futuro è quello che stavo cominciando a spiegare, sì, sì. dove eh, partendo dal presupposto che il luogo di cura primario è, la, è il domicilio, eh, quindi, eh, eh, portare, quindi riuscire a ave avere la capacità di portare, di portare quindi, servizi a domicilio, eh, io per, per renderci conto un attimo di cosa stiamo parlando, io voglio dire che... Eh, chiedo scusa se do qualche dato che posso tediare un po', però è importante per capire: eh, eh, il 2021 è stato l'anno dove, con la minore natalità dall'unità d'Italia, quindi sì, sono, sono nati 400.000 eh, nuovi nati, quindi un livello più basso che si è registrato dall'unità d'Italia, di contro. Oltre il 25% della popolazione eh, oltre 65 anni fa parte della, della, della popolazione italiana, quindi per la popolazione italiana oltre, per oltre, il, 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 oltre 65 anni eh, sono oltre il 25%, di questo 25% circa 4 milioni sono non autosufficienti, e quella è la fascia d'età, quindi per lo più sono persone. Sole, vivono sole, eh, magari se, se, guardiamo nostro, paesini, se guardiamo il nostro paesi, territorio, il nostro territorio in particolare, il territorio molisano che sta, che sta vivendo anche una una desertificazione, insomma, un ulteriore spopolamento progressivo, verifichiamo che, che sono tutti paesini che dove sono solo anziani, quindi anziani soli, eh, isolati, con difficoltà a erogare i servizi e, e quindi è difficile riuscire a fare una programmazione seria se non eh, riuscire a, 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 a ottimizzare tutte le risorse, non solo economiche, ma anche le competenze e le capacità. Si prevede quindi che se noi vogliamo portare avanti questo discorso, allinearci con tutti gli altri paesi europei. Al di là delle risorse di tutto, ma eh, quello che manca, soprattutto, per venire incontro anche la domanda iniziale, eh, manca, manca, eh, le, mancano le competenze, mancano e, cose. Le, cioè le, le specifiche. Eh tecniche degli operatori, quindi bisogna Bisogna, formare, bisogna immaginare una nuova anche, figura soprattutto, certo, certo. cioè già c'è, ma bisogna potenziare questa figura. Questo è un, è un dibattito che come ruolo a livello della federale sanità si sta cercando di portare su tutti i tavoli dove, dove stiamo partecipando, tavoli ministeriali, dove la, qui, diciamo, mancano 100.000. 100.000 eh, chiamiamoli OS, OS per operatori socio-sanitari a livello nazionale quindi ci sarebbe una grossa opportunità dal punto di vista lavorativo eh, riuscendo a garantire non, non aumentando la spesa dal, dal punto di vista, ma utilizzando eh, bene le risorse messe a disposizione dal PNNR perché come si diceva non è un problema tanto di risorse, ma è un problema di saperle spendere. Eh, un ricovero, adesso per esempio, noi verifichiamo nel Molise, se guardiamo il Molise, gli ospedali, le, le criticità che tutti i giorni, quotidianamente, su, sui giornali, insomma, su, sulle cose, le, le lunghe liste di attesa, i pronto soccorsi intasati, i ricoveri non ci sono posti riuscire a fare una ottima programmazione territoriale, quindi alzare il livello di un'assistenza un territoriale significherebbe proprio abbattere cioè, questi, certo. tutti questi, questi problemi. In un ospedale ci vai per le accuse. Per le acuzie, gli ospedali sono nati per le accuse, certo, non certo. sono uh, la risposta a, 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 alle, esigenze alle esigenze del diciamo, territorio eh, di salute. Quindi, <coughs> Questo è l'obiettivo, l'obiettivo che si pone il PNNR è proprio questo, con la consapevolezza che si, si creeranno si, tantissimi posti di lavoro. L'esempio che facevo prima è un dato eh, dimostrato, Ci vogliono, se riuscissimo a, a, ad andare in questa direzione mancano 100.000 eh, figure, figure, figure professionali a livello nazionale, di cui risvolti anche per quanto riguarda questa regione. Per quanto riguarda l'agricoltura, Riccardo, ehm, ha il polso diciamo, della situazione, ha creato belle... Cosa a livello nazionale, con cooperative, ci ha dato una mano, gli apicoltori diciamo, sono uniti in questo progetto cooperativistico. Diciamo, ci, ci sono margini di crescita dal punto di vista lavorativo anche in questa regione? Beh, intanto direi che il fatto che hai inaugurato la stagione delle trasmissioni puntando proprio sul tema della cooperazione, noi lo possiamo prendere come un buon auspicio. Eh, ed è sicuramente un segnale di attenzione che cogliamo e ci fa davvero piacere perché purtroppo nel passato uno dei problemi eh, che abbiamo vissuto e che credo poi abbia, abbiano avuto anche una ricaduta sulla società è proprio la mancanza di attenzione verso il nostro modello, il modello cooperativo che invece noi continuiamo a pensare sia uno strumento in grado, come dicevi tu, di eh, contribuire a contrastare tutti questi fenomeni negativi che il nostro Molise sta soffrendo, tra i quali c'è sicuramente l'occupazione, ma c'è anche lo spopolamento. Tutti hanno eh, ribadito il problema dello spopolamento, a me viene da dire che. Se il, il Molise è interamente coinvolto da un fenomeno di spopolamento, le aree rurali, le aree interne, le aree marginali lo sono ancora Mi di piace. più e ultimamente stanno, questo fenomeno sta diventando veramente molto, molto ehm, incis, in, invadente, quasi a livello di epoche passate che pensavamo di non dover più affrontare. <clears throat> Noi come settore agricolo, come settore agroalimentare, ovviamente durante il periodo del Covid, tutti ricorderanno, non ci siamo potuti fermare, non ci siamo fermati, abbiamo continuato a lavorare perché avevamo il dovere di garantire le forniture, anche se vivevamo delle difficoltà obiettive, oggettive. La logistica soffriva in maniera certo, terrificante. Ehm. Però, insomma, abbiamo continuato a, eh, quotidianamente a lavorare e a svolgere la nostra funzione, che è quella primaria, perciò quella di, di fornire alimenti. Lo abbiamo fatto in un contesto che obiettivamente è diventato più difficile rispetto al passato: Covid e quindi problemi di carattere logistico. Poi la guerra in Ucraina con le conseguenze dei costi tutti aumentati anche per il settore agricolo. Questo, questo contesto difficile va inserito in un ambito che era già difficile di per sé, perché noi come sistema agricolo stiamo subendo le difficoltà dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento ambientale dei mercati che soffrono una crisi congiunturale per cui si stanno spostando verso produzioni a più basso prezzo rispetto a quelle che noi normalmente possiamo offrire per, per questioni strutturali. Certo, certo. Insomma, in un contesto già difficile sono arrivati dei, eh, la pandemia, è arrivata la guerra e quindi indubbiamente eh, la situazione è difficile e preoccupante. Però oggi mi verrebbe da dire che c'è un piccolo spiraglio che si sta aprendo ed è quello rappresentato chiaramente dai nuovi orientamenti politici dell'Unione Europea verso l'agricoltura, orientamenti che vanno a premiare eh, la sostenibilità, il benessere animale, la qualità, c'è una serie di principi che sembrano vestiti apposta per la nostra regione. Per la nostra piccola, piccola regione. Ecco, noi quindi dovremmo avere la, la capacità di cogliere queste opportunità, trasformarle in progetti e magari riprendere quel meccanismo di, di sviluppo che deve avere un obiettivo: mantenere il presidio del territorio. Mantenere il presidio del territorio significa mantenere i territori vitali, vitali dal punto di vista ambientale e vitali dal punto di vista economico, altrimenti. Tutti ne subiremo le conseguenze, poco, anche quelli che vivono in città. C'è poco da fare, questo è, è giusto, è diciamo che è una, una visuale eh, futuristica a cui bisogna tenersi scrupolosamente, altrimenti si fallisce come si sta fallendo, fino, fino ad oggi si è fallito. Quindi diciamo anche le regionali in corso, adesso inizierà il poltronificio, che chi andrà eh. Vabbè però non affrontiamo questo argomento. Restiamo un po' sulla comunicazione, perché prima accennava eh, Domenico Calleo, poi va la comunicazione, forse non si è stato in grado di comunicare bene cos'è la cooperazione, quali sono eh, diciamo, gli interessi anche del cittadino verso la cooperazione. Vediamo che anche fine anno c'è stata una messe di partita IVA, partita IVA che sono così, eh, hanno dato alla, alla Camera di Commercio, hanno restituito il tutto alla Camera di Commercio, quindi hanno chiuso i battenti. Non c'è più la proporzione rispetto a un tempo che si, si, si chiudeva in 200 e si apriva in 200 eh, le nuove attività. Oggi questo non avviene più perché diciamo, i giovani sono un po' sconsolati per quello che, sa, che è la fiscalità, per quelle che sono le anche e soprattutto nel Molise, gli scarsi introidi per poter sostenere un'attività. Invece diciamo che col sistema cooperativistico cambiano i paradigmi, in che modo cambiano? Allora, innanzitutto bisogna cercare di fare giusta informazione, perché spesso e volentieri lo scopo giornalistico porta sempre a, a, come dire, ad informare sulle cose negative in questo caso anche della cooperazione, certo, certo. perché purtroppo anche nel nostro movimento ci sono cooperative buone e cooperative spurie e noi eh, nel, nel manifesto che abbiamo lanciato ad Assisi il 3 ottobre del 2022 uno dei temi che abbiamo cercato di eh, portare avanti è anche quello della legalità, perché la legalità significa certificare il buon lavoro delle cooperative e certamente il modello cooperativo deve essere visto come diceva giustamente lei come possibilità, opportunità di eh, sviluppare eh, quei piccoli territori le aree interne perché le aree interne è un altro problema è un altro tema che in Molise deve diventare preminente e anche la comunità europea come diceva eh, Riccardo si sta molto interessando delle aree interne. In che modo fare questo? Ad esempio noi stiamo lavorando su due temi molto interessanti, quelle delle cooperative di comunità e quelle delle comunità energetiche, che so, potrebbero essere de, quelle giuste soluzioni per cercare di valorizzare quello che il territorio oggi ti mette a Questo disposizione. Come si potrebbe tradurre in termini occupazionali di sostenibilità per i giovani per non permettere la loro fuga verso l'esterno? Vediamo che diciamo, lo stipendio medio per una cooperativa, così un'informazione attenta. Volevo dire anche questo, sì. eh, sul manifesto sì, sul anche manifesto. di questo, questo, questo la disuguaglianza, certo. pensi che a livello nazionale esistono 5 milioni di lavoratori poveri, significa che con l'applicazione di mille contratti a livello nazionale c'è una disuguaglianza tra i lavoratori, per cui anche lì bisogna intervenire per cercare certo. di ridurre ai minimi certo. termini i Questo contratti è, certo. perché non è possibile che il movimento cooperative fa una battaglia sui contratti collettivi che danno dignità lavorativa ai propri soci, ai propri lavoratori, poi ci sono delle associazioni che magari eh, vanno a promuovere dei contratti per vantaggi logicamente a livello di gare di appalto perché logicamente l'offerta economica si fa anche sulla base del certo, costo certo, lavoro, certo. quando un contratto è più basso è normale che l'offerta è migliorativa rispetto a. A chi applica contratti è che normale. sono eh, diciamo più eh, convenienti, da un punto convenienti rispetto ai lavoratori. Certo, certo, per cui certo. quella del, della disuguaglianza è un altro tema che noi vogliamo affrontare. È normale che sono tutte queste cose. Non è che si può ragionare solo in termini diciamo, propositivi, bisogna concretizzare. Noi ci auguriamo che sia il governo nazionale che a livello regionale si possa discutere intorno a un tavolo di queste tematiche e promuovere questi modelli, modelli che vadano ad affrontare veramente con concretezza questi problemi, per cui la disuguaglianza dei lavoratori, la, la, lo sviluppo del territorio, de, soprattutto delle aree interne, in che modo? Molto semplice, cercare di innanzitutto di analizzare quello che il territorio ti offre, la regione molise ha tutto, ha mare, montagna, storia, tradizioni, prodotti tipici, ha, ha tutto. Si tratta solamente di trovare quel meccanismo, il modello cooperativo potrebbe essere quello, perché è quello di lavorare insieme. Eh, e sono, le nostre cooperative sono non profit, questo lo voglio precisare con forza, non fanno profitti, ma cercano di creare lavoro e sviluppo in, eh, nei territori. Per cui mettersi insieme, creare queste cooperative comunità, per cui mettere insieme. Il piccolo artigiano, il farmacista, il piccolo agricoltore, il piccolo commerciante. Metterli insieme nelle piccole aree, nelle piccole territori, significa ottimizzare quelle risorse che vengono offerte da quel territorio. E La cosa importante è che quelle risorse rimangono su quel territorio. Per fare questo, però, ci vuole una legge nazionale, ma anche regionale, che vada a salvaguardare questa forma di impresa perché lo gente quando si creano queste comunità noi andiamo a, a cercare di eh, evitare lo spopolamento e a creare occupazione in quei posti dove occupazione esiste più come diceva giustamente eh, Quintiliano abbiamo dei piccoli comuni dove vivono solo anziani e, e allora servizi e eh, valorizzazioni di quello che è il territorio di offro in forma cooperativa, cioè ci si mette insieme sapendo che alla fine dell'anno dobbiamo chiudere il bilancio e dobbiamo valorizzare e ottimizzare tutte le risorse che quel territorio ti dà. Noi mettiamo a disposizione le nostre cooperative per sviluppare questo tipo di discorso, ma soprattutto la nostra rete nazionale, che quando parliamo di salute, quando parliamo di agricoltura, quando parliamo di commercio, quando parliamo di artigianato, abbiamo la nostra rete delle cooperative che può creare quel mercato. Che oggi magari le nostre interne non hanno perché vendere dei prodotti locali non è semplice, proprio perché per le stesse situazioni che diceva, eh, le che diceva Riccardo, ma noi abbiamo una rete nazionale che ci dà la possibilità di vendere i prodotti che si vanno a realizzare nelle piccole aree come quello dell'artigianato, come quello del commercio. Si tratta solamente di creare una cultura cooperativa che in Molise purtroppo non c'è perché viene vista sempre la cattiva cooperativa. Non ci scordiamo di Roma Capitale, non ci Vabbè, diciamo gli ultimi, gli ultimi avvenimenti, gli avvenimenti, ma dietro certo, a certo. queste cooperative spurie, noi le, le combattiamo ogni giorno, c'è la vera cooperazione che è rappresentata da 18.000 cooperative aderenti a Confo Cooperative che danno lavoro a un milione di eh, persone. E, e 3 milioni di soci per eh, l'8% del PIL, PIL nazionale. nazionale. Per che cui sono, sono, numeri, numeri, sono numeri, numeri, non reali, sono parole. Sono allora, se noi riportiamo questo <coughs> a livello territoriale con una giusta promozione, perché nel eh, manifesto di Assisi l'impegno nostro è anche quello di promuovere il modello cooperativo in modo più eh, pressante, perché fino ad oggi abbiamo ecco, eh, accolto con piacere la sensibilità di alcuni giornalisti e in questo caso anche della tua sensibilità per promuovere il nostro modello. Ma lo dobbiamo fare in modo molto eh, pertinente ma soprattutto anche investire eventualmente in comunicazione, perché adesso grazie alle nuove tecnologie possiamo sicuramente arrivare a domicilio di ogni persona come lo si farà certo, per, certo. con la scienza primaria. Per cui fare queste cose, fare comunicazione significa entrare. Nel caso delle, 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 delle persone e dare la giusta informazione perché spesso e volentieri, con la cattiva informazione, purtroppo si va anche ad aggredire un modello di impresa che ad oggi ha fatto la sua parte e aiuta molto a livello nazionale in termini economici, produttivi e, soprattutto, occupazionali. C'è anche, restando proprio sul discorso dell'assistenza domiciliare, c'è anche. Un modello che qualcuno sta lanciando e mi auguro che si possa portare avanti, quello dei piccoli comuni spopolati, possano diventare proprio delle, dei centri di assistenza domiciliare. C'è un conto, magari, ecco, trasferire l'anziano in una struttura magari adeguata e un conto, organizzare un paese per l'assistenza. Credo che si possa andare anche in questa direzione. Addirittura c'è qualcuno che pensa, nel momento in cui i nostri eh, diciamo, eh, corregionali che sono all'estero, che sono anziani, che magari vorrebbero ritornare nella loro terra e che hanno anche delle case, visto che la maggioranza delle case sono non abitate più, anzi sono in declino totale, far ritornare anche gli anziani perché diciamo, negli Stati Uniti non sono i costi nostri. Per gestire un anziano negli Stati Uniti devi impegnare le proprietà, che c'è un costo di circa 5.000 dollari al mese per il mantenimento degli anziani. Invece da noi diciamo che sono cifre molto più modeste e quindi anche questo qualcuno ha iniziato già a farlo. Quindi potrebbe essere anche questo diciamo, un motivo in più per creare occupazione nei nostri comuni? Sì. Allora. Indubbiamente, eh, posso portare qualche esperienza che stiamo vivendo direttamente come, anche come società. Eh, un paio di comuni proprio dei Monti Tawny, dove ci sono delle grosse colonie in America, eh, una grossa colonia eh, in Canada, eh, nello specifico, dove. Eh, hanno, hanno ricreato proprio dei rapporti, hanno rafforzato proprio dei rapporti e vogliono tornare, eh, gli anziani vogliono tornare, sia per un aspetto economico, chiaramente perché i figli eh, insomma, eh, costano tantissimo. Perché... Anche perché in questo, in questo contesto questo... riescono a fare anche le divisioni. Invece il, il, il governo americano blocca le divisioni sì, quindi, delle proprietà. E quindi c'è diciamo, una, una forte tendenza a ritornare. Chiaramente ci vuole il supporto delle amministrazioni. Queste amministrazioni sono molto sensibili e stanno anche con il supporto di finanziamenti regionali eh, ristrutturando dei borghi per far sì che eh, la, la casa, come si diceva, diventi realmente un luogo di cura perché sono persone comunque con pluripatologie. Con, quindi diciamo, l'anziano non è che va visto solo dal punto di vista sanitario, le, ma anche nella sua globalità, ha una serie di soci. Quindi diciamo, e questo è eh, il supporto reale della cooperazione sociale: è questa, una presa in carico del paziente sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sanitario e è molto utile questa cosa. Si, si, stanno, si, stanno creando, si creeranno delle opportunità perché si sta andando in questa direzione eh, dove molte. Molti, molte o delle case di, tipo delle case, delle case di riposo, eh, dove eh, stanno, stanno tornando a essere popolate soprattutto da, 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 dal ritorno di immigrati, oppure, prima di arrivare alla casa di riposo, delle, degli appartamenti diciamo, eh, garantendo questi servizi. Certo, servizi certo, certo. Quindi questo significa si che si sta traducendo in, in, in opportunità occupazionali. Questo, questo, questo è importante, però sì. manca sempre questo personale super specializzato Ma anche per noi lo stiamo lo stiamo, allora, a, livello formando, a, a livello nazionale più che in Molise perché eh, si sta eh, si sta avvertendo molto questa che, carenza. vediamo scusami se, se ti interrompo vediamo che ci sono tantissimi corsi da osso OS che poi forse non trovano nemmeno occupazione, visto che ce ne sono tantissimi. In no, so. in realtà no, chiaramente non trovano occupazione eh, sotto casa, cioè bisogna, bisogna dimenticare eh, di trovare posto di lavoro eh, tutti in Molise, perché in Molise sta eh, per una serie di, una, di opportunità la, la legislazione per quanto riguarda gli, gli la, la formazione degli OS, diciamo, ha favorito anche eh, eh, corsi di, 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 della regione limitrofi, che erano molto più limitanti, per riuscire a farli in Molise e quindi si sono eh, diciamo, diplomati tantissimi per quanto riguarda gli OS. Ma eh, non tutti trovano lavoro, anche se la maggior parte ha trovato lavoro nelle regioni molise o anche nelle regioni limitrofe, si sta, la, la domanda si sta saturando, però ci sono grosse carenze a livello nazionale. Eh, a livello però poi natura. alla fine, poi, diciamo, andare in un'altra regione, noi facciamo i conti della serva per vedere quanto costa un fitto di una casa, sì. per vedere se è sostenibile poi andare verso l'esterno, cioè il problema è questo poi alla fine, perché ecco con... Eh, con uno stipendio limitato, oggi con i rincari delle bollette è difficile poi potersi trasferire e affrontare una vita anche per, in una cooperativa. Diciamo, parliamo anche in termini proprio spiccioli quanto guadagna un osso. Allora, intendo, qui bisogna anche sfatare una certa cosa, come diceva Mimma, ci sono delle, delle cooperative spurie, sì. intanto bisogna, ci sono i contratti di lavoro nazionali, bisogna rispettare i contratti di lavoro, quindi, al di là de, e quindi un contratto di lavoro è più che dignitoso, vanno in base alla... Ah, e chiaramente alle il, ore di lavoro ehm, ore di ehm, lavori, cioè, certo cioè un tempo pieno eh, in Molise come si diceva eh, 1300-1400 euro eh, con eh, magari una, una, già Roma oppure in altre realtà importanti del nord Italia eh, ci paghi solo l'affitto Insomma, questo è il concetto quindi il costo della vita è, è notevolmente eh, diverso Ma, questo... diciamo, non è che c'è una differenza sostanziale tra l'OS che lavora a Milano e quello che lavora in Molise sempre gli stessi soldi sono, sono ma c'è una certa variazione anche di stipendio? No, con piccole variazioni, ci sono degli accordi territoriali ma ehm, non incidono più di tanto, insomma in termini uh -huh. eh, tante persone poi sono costrette a fare doppi lavori perché poi vivere, uh -huh. vivere in altre realtà è difficile certo, certo. quindi eh, creare opportunità in Molise con, eh, sarebbe molto più semplice quindi con uno stipendio dignitoso, con la rete che abbiamo, perché eh, sappiamo che eh, insomma, vivere, vivere con uno stipendio in Molise con due stipendi in Molise si riesce ancora a vivere dal punto di vista è chiaro che se eh. si fa, eh, il problema qual è? che ehm, eh, molto spesso eh, la, la cooperativa è stata utilizzata anche eh, per, per sottopagare eh, le persone questo dovuto al fatto che in passato ehm, si è utilizzato modo, la, la, diciamo, la cooperazione anche in modo clientelare, politico, dove magari nei piccoli comuni si è favorita la crescita di una cooperativa locale per gestire il servizio di quel comune, non si è, no, eh, non si è tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria. Per, per sostenibilità economico-finanziaria, bisogna tenere conto comunque dei rapporti dei contratti di lavoro, del rispetto dei contratti di lavoro, eh, eh, se, se alla fine. I servizi, perché poi si tratta sempre di servizi, se i servizi e le risorse sono esigue per quel piccolo comune, è evidente che se devi assumere delle persone e devi garantire lo stipendio, limitandoti solo a quelle risorse, non ce la si fa. Questa frammentazione, <coughs> bisogna, fare, bisogna ripensare un altro, perché la, questa frammentazione che c'è stata, anche da, da delle, risorse, delle risorse, è stato un danno, perché chiaramente sì, certo. a discapito della qualità, sia dal punto di vista dell'erogazione dei servizi, sia per quanto riguarda l'erogazione della retribuzione, diciamo con un danno anche per la cooperazione. Invece la qualità del servizio, che cos'è? Magari mettere in rete questi comuni, mettere due o tre insieme, unire le risorse. Che abbiano sostenibilità. Che abbiano sostenibilità, perché certo. bisogna sempre tenere conto della sostenibilità economico-finanziaria. Certo, certo, non certo. è possibile eh, eh, frammentare così. Purtroppo in, in passato è inciso, adesso si sta ripensando un attimo la cosa, ma in passato è inciso molto, con il risultato che ci sono tantissime cooperative che non sono in grado di più di reggersi, di sostenersi. Per l'agricoltura, diciamo che anche l'agricoltura è investita soprattutto in questo momento, anzi sono anni, dai cinghiali che invadono tutto dal dalle risorse esigue, una volta si riusciva a farsi finanziare il trattore, diciamo, tutte le, le, cioè, quello che, che occorreva per, per coltivare, oggi invece c'è stata una riduzione sostanziale anche del, de, dei fondi europei e anche quelli regionali. Anche sull'apicoltura diciamo, sono del, delle pillole, cioè, infinitesimale diciamo, il, il, il finanziamento per chi vuole così mettere su una piccola azienda. Ma c'è sostenibilità, magari l'apicoltore ha la possibilità diciamo, con, con poche armi di fare un reddito aggiudivo, eh, ma è difficile nel Molise muoversi. Ci sono degli esempi, eh, Cassè del Giudice e anche diciamo, eh, altre cooperative che Riccardo ha stimolato per creare reddito nei comuni. Eh, abbiamo anche affrontato l'anno scorso una puntata proprio dove eh, sono venuti gli apicoltori e hanno parlato della loro attività, ma non solo. Sì, sì, mi ricordo che parlammo dell'apiario di comunità di Castel de Giudice che è stata la prima realtà aggregativa di un territorio intorno all'apicoltura. All Poi dopo ne è seguita anche un'altra perché Castel de Giudice ha fatto i proseliti e ad esempio ora nella Valle del Trigno con il baricentro a Roccavivara si è eh, creato un clone di Cassette dei Giudici, ci sono anche lì una serie di eh, apicoltori che hanno deciso di affrontare eh, questa avventura apistica mettendosi insieme e eh, mettendo a sistema eh, diciamo, le passioni, le competenze e anche le, le difficoltà. Quindi è possibile. Il modello apistico in Molise, come dire, noi lo vorremmo considerare come un modello pilota che può dare un segnale del tipo: si può fare, si può fare anche in Molise, la cooperazione può esserci anche in, eh, in Molise perché se è vero che manca un po' di cultura cooperativa e magari questo è un tema che va affrontato anche a livello della formazione regionale, a livello dell'università, dell del, delle scuole dove non sempre il modello cooperativistico viene raccontato per quello che, quello è, che è, certo, un certo. po' perché c'è pregiudizio e un po' perché c'è scarsa conoscenza di, di questo modello. Magari bisognerebbe anche partire da lì. Per incominciare a puntare su questo modello, anche perché poi a me piace fare degli esempi concreti: nel senso che da noi non esiste una cooperazione agricola molto diffusa, molto forte e c'è un sistema agricolo che indubbiamente soffre. Ci sono altre regioni, come ad esempio l'Emilia Romagna o il Trentino. Dove esiste un modello cooperativo più che affermato, certo. e seppure anche loro vivono delle difficoltà, è indubbio che le riescono ad affrontare meglio di noi. Allora la domanda è: forse il problema non è nel modello cooperativo, ma è proprio nell'impostazione generale della poli delle politiche che si vogliono eh, sviluppare in questo, in questo territorio, eh, puntare su di un modello più che su un altro. Tra le altre cose, il modello cooperativo credo che sia il modello meritocratico per eccellenza. Tu prima chiedevi a Mimmo e a Quintiliano eh, quanto si guadagna lavorando in cooperativa. Mi stavo preparando la risposta perché pensavo che la, la facevi pure a me questa domanda e, e, e mo, allora me la faccio da solo. Certo. Ad esempio, nel, nel, nel mondo agricolo non c'è una risposta alla tua domanda perché. Chi si impegna nella cooperazione agricola intanto è un imprenditore, per cui guadagna sulla base di quello che produce, più produce più guadagna, più produce qualità più guadagna. Ed è chiaro che è un approccio <coughs> culturale diverso rispetto a quello dello stipendio o del compenso predeterminato. Esatto, certo, certo. Ecco che, che, che è necessaria anche la cultura. Cioè io devo <coughs> sapere che impegnandomi nell'impresa cooperativa devo dare prima di ricevere e riceverò in proporzione a quello che do. Questo concetto purtroppo è, è, è spesso contrasta con la logica del posto fisso, dello stipendio certo, però credo che insomma, in prospettiva futura tutti dovranno fare i conti con il fatto che la stabilità del, del reddito eh, data per contratto Probabilmente subirà delle variazioni e si dovrà più allineare a una stabilità che viene garantita dalle proprie capacità, dal proprio impegno, dalla propria passione, dal modo come ci si approccia al mondo, al mondo del lavoro. L'agricoltura e l'apicoltura, mi piace ricordare, possono essere d'esempio in tal senso. Chi si dedica alla propria attività con cuore, passione, capacità e competenza, a fine mese riesce ad ottenere un compenso gratificante chi non lo fa purtroppo non ha quelle risposte che si attende credere comunque nel proprio lavoro che poi in agricoltura dipende anche dagli ettari utilizzati dal, dal, dal singolo cooperatore in apicoltura anche diciamo dalle arnie più alveari hai e più la possibilità di, di guadagnare e eh, ma c'è l'impegno l'impegno economico, l'impegno Orario. quindi diciamo che bisogna comunque stimolare anche in questo contesto a, eh, diciamo, a rimanere qui con delle idee ben chiare. C'è diciamo, miele italiano, dapi italiane, questo diciamo, è un baluardo eh, che Riccardo Terriaca sta portando avanti a livello nazionale, non solo a livello regionale, con eh, realmente eh, delle situazioni pregevoli di sostegno a livello proprio cooperativistico nazionale. Così, un accenno velocissimo su questa, su questa situazione. Mm, sì, mi fa piacere evidenziare soprattutto il fatto che da una micro-regione come quella molisana è partita questa idea, perché questa idea del Consorzio <coughs> Miele Italiano da Api Italiane nasce in Molise, nasce proprio a Campobasso, nasce a Casa di Confo Cooperative. E quindi è motivo di orgoglio per noi eh, riusci essere riusciti poi a mettere insieme associazioni e cooperative di 11 regioni italiane, che associano oltre 9.000 apicoltori e che allevano più di 400.000 alveari, intorno proprio a questi concetti: benessere animale, sostenibilità e qualità. Siccome noi, come piccolo Molise, come dire. Questi tre principi li abbiamo dovuti fare nostri per questioni di sopravvivenza, avuto, siamo stati facilitati nel trasmetterli ad altri. Tu prima facevi l'esempio, bisogna fare i conti con gli ettari, bisogna fare i conti col con numero di alveari che si allevano, sì, però questo è un po' un concetto che guarda dietro. Guardando avanti eh, non bisogna più... Misurare le proprie capacità e le proprie performance aziendali sulla base della quantità di quello che faccio, del numero di, di ettari o del numero di alveari, ma la misura dovremmo prenderla sulla qualità di quello che riusciamo a produrre. Magari produciamo con qualche ettaro in meno, ma produciamo meglio. Produciamo qualche quintale in meno ma vendiamolo meglio, soprattutto ritorniamo ad un modello di agricoltura che sia strettamente collegato col territorio e, e sia in grado di collegarsi con tutto il sistema economico. Quindi, mi riferisco alla cultura, alle tradizioni, a tutto quello che ruota intorno al mondo rurale, intorno a queste aree marginali che sono tanto bistrattate ma che rappresentano invece una, una cassaforte di, di, di valori che, di, dei quali noi non possiamo fare a meno. Abbiamo il dovere di proteggere le aree interne, di proteggere le aree marginali, mh, proprio per eh, garantirci un futuro nel rispetto di quello che c'è dietro, delle nostre tradizioni e eh, di quello che... Ehm, abbiamo utilizzato per diventare oggi quelli che siamo perché se, se non c'erano questi valori che i nostri eh, genitori certo, i nostri certo, nonni certo. hanno portato avanti oggi saremmo una, una società diversa c'è una visione mh, sicuramente ottimistica e questo ci fa davvero molto molto piacere perché non potrebbe essere altrimenti si guarda al futuro con ottimismo anche perché l'Europa questo vuole sostenibilità vuole prodotti di qualità esenti da microorganismi da veleni e quindi diciamo che uh, andiamo nella direzione giusta e come Molisani, come regione potremmo essere veramente il baluardo, l'emblema per proiettarci verso, verso l'esterno. Ma Domenico Calleo, come presidente della Conf Cooperative Molise, abbiamo circa 15 minuti a disposizione, quello che era la premessa iniziale, un giovane che deve partire con una iniziativa imprenditoriale, perché il cooperatore è un imprenditore a tutti gli effetti. Si decide di eh, aprire un'attività. In quale direzione bisogna comunque puntare per cercare nel Molise di avere una sostenibilità? Quali sono le attività che permettono più di altre di poter garantirsi uno stipendio per rimanere qui? Ma ah, guardi, è molto semplice perché basta, basta, guardare, basta guardare la storia del Molise per capire quali sono eh, diciamo, i settori produttivi che potrebbero dare lusso alla nostra regione. Per cui quando parliamo di Molise parliamo sicuramente di agricoltura, parliamo di turismo, parliamo di servizi eh, alle persone. Eh, insomma sono questi settori preminenti, artigianato, commercio, è quello che ci ha dato eh, in tanti anni la possibilità di mantenere, tra virgolette, un'economia sana in Molise, per cui dobbiamo andare sicuramente in quella direzione, riscoprire quelle arti e quelle professioni che hanno dato lustro nella nostra regione per tantissimi anni. Quindi decenni anche, anche per far comprendere, anche la cooperativa commerciale può essere... Assolutamente sì. Quindi anche quella è, che si è, prete è verso l'artigianato la stessa cosa. Assolutamente eh, sì, perché bisogna andare a riscoprire quelle arti. Oggi di trovare, andare a trovare un idraulico, trovare un elettricista, un meccanico, eh, un falegname, eh, un negozietto... Eh, anche un geometra, un, 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 anche Cioè un praticamente ge è difficile, per è cui rivedere sì. anche eh, un po' il sistema eh, formativo è importante. Perché purtroppo oggi eh, l'università, il sistema formativo universitario, si è radicato solamente su alcune figure professionali e, e, e questo logicamente non permette, come esempio, faccio l'esempio anche eh, per essere pratici, far capire alla gente, quante volte sentiamo dire ai telegiornali che mancano i medici, ma io sì. non riesco ancora a capire perché c'è ancora il numero chiuso nella facoltà di medicina. Poi andiamo, a, baroni, andiamo, a, a, andiamo ad ascoltare no. i telegiornali e la regione Calabria ha sottoscritto un, una convenzione con Cuba per 500 medici. Ma allora perché il, medico, non si va, perché il medico cubano prende circa 60 dollari al mese di stipendio? Allora dico eh, io, cioè ma perché non andiamo verso una riforma eh, universitaria che vada a tutelare il bisogno del nostro territorio? è normale che aprendo e diciamo togliendo il numero chiuso si possono creare de delle problematiche certo, certo, certo. ma Durante il percorso formativo la selezione è automatica, per cui aprire a tutti la possibilità di fare medicina, ma dico medicina per dire anche altre professioni, perché parlando di medicina è per cercare di risolvere il problema attuale oggi dei medici. No? Praticamente adesso la cooperazione è stata anche aggredita da alcuni giornalisti perché i medici vengono pagati a gettoni e, e quindi Liano sa bene di che, eh, di che stiamo parlando. No? Ma non è così cioè non è così perché i medici fanno una scelta logica rispetto a quello che è il bisogno del territorio, per cui preferiscono il modello cooperativo perché con il modello cooperativo probabilmente si arriva prima del sistema burocratico della sanità nazionale, certo, perché c'è certo. una burocrazia in giro incredibile, per cui quando parliamo quando giustamente dici tu ma un giovane eh, cosa deve fare per fare impresa, ma dobbiamo prima cercare di affrontare il tema della burocrazia un sistema burocratico lentissimo, per cui per, aprire una, per costruire una cooperativa ci vogliono tempi, tempi biblici. E questo già discoraggia. Accedere ai finanziamenti per cercare di finanziare un progetto innovativo. E tu vai verso il sistema bancario che purtroppo adesso con l'innalzamento dei tassi di interesse è diventato ancora di, di più eh, difficile promuovere il modello cooperativo ma qualsiasi altra forma di impresa con questo sistema bancario che non dà soldi e se li dà li dà da tassi di interesse elevatissimi. Certo, certo. Per cui se non andiamo ad affrontare questi temi diventa difficile anche per noi promuovere la cooperazione. E noi, basti dire che comunque abbiamo, abbiamo del, nella nostra rete nazionale degli strumenti che possono agevolare i giovani che si vogliono, ma anche i meno giovani che si vogliono costruire in cooperativa. Ad esempio noi possiamo eh, attuare il, lo strumento del works buyout, l'abbiamo promosso a livello nazionale, sì. dove eh, aziende in crisi, in fallimento vengono acquistate, i ramo d'azienda vengono acquistati dai lavoratori in forma cooperativa, la legge ex legge Marcora finanzia praticamente questo tipo di iniziative, noi abbiamo promosso stiamo cercando di lavorare sul rilancio della filiera la vicola molisana che ha rappresentato per tanti anni eh, l'economia ad Adolus ci cioè ha fatto uscire dall'obiettivo 1 certo, insieme certo, all'ITR, sì. insieme alla, alla Fiat, e, ma creare queste condizioni di socializzazione, di works by out, non è semplice se lo facciamo da soli. Per cui la politica, le istituzioni, i sindacati devono cercare di essere coinvolti e noi lo facciamo giornalmente e fargli capire qual è. Eh, diciamo la soluzione migliore per rilanciare un settore produttivo come quello avicolo, che ha dato lustro e eh, lo ripeto con forza per tanti anni, anche perché se non si va in questa direzione, i 500 allevamenti che esistono in Molise scompariranno. Perché, per le tematiche che ha detto prima Riccardo, con l'aumento dell'accise, della con l'aumento dei costi eh, de, 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 delle farine via dicendo, praticamente i grossi player nazionali, eh, Amadori, Aia, Fileni. Non eh, attinge più agli allevamenti molisani. Cioè, per cui fare. rischiamo di perdere anche la filiera bassa che rappresenta una forza produttiva a livello regionale. Ma se non c'è una convinzione da parte anche della politica e delle istituzioni che si deve andare in quella direzione e soprattutto dei lavoratori, diventa difficile promuovere eh, il, anche il modello cooperativo. Le condizioni sicuramente per sviluppare il territorio, soprattutto nelle aree interne, ci sono. Si tratta semplicemente di eh, eh, come dire, condividere insieme all'istituzione un tema che può essere quello della cooperazione se fatto in un certo modo. Per chiudere, eh, quando noi promuoviamo il modello cooperativa, al giovane gli diciamo semplicemente questo, affidatevi a Confocooperative che è un'associazione che fa sindacato alle cooperative, voi basta che avete l'idea, progettuale e noi ve la sviluppiamo. Addirittura abbiamo, il, si e noi abbiamo, il, sistema, abbiamo il sistema bancario, quello delle banche di credito cooperativo, che finanziano progetti innovativi, per cui un ragazzo che ha un'idea viene da noi, noi gliela sviluppiamo con i nostri esperti e automaticamente gli andiamo a costruire un progetto che vada a rispondere esattamente a quelli che sono gli obiettivi dei giovani. Sia a livello di progettuale sia a livello finanziario ed economico, e soprattutto li assistiamo perché il cooperatore non deve pensare alla burocrazia, la burocrazia la gestiamo noi come associazione per far sì che il cooperatore possa pensare solo a lavorare. Quindi questo è di fondamentale importanza, quindi, chi ci sta ascoltando in questo momento, la Confo Cooperative, è a disposizione per spiegare e per dare impulso alle nuove idee imprenditoriali in questa regione. Attenti che è importante, è importantissimo. Quindi attenzione alla Confco Operativa a Campobasso, quindi potete trovarla su internet, i numeri di riferimento, quindi per chi ha un'idea anche per le start-up, sì. soprattutto per loro. Bene, ehm, Quintiliano, chiacchiere. Formazione, abbiamo parlato di formazione che è di fondamentale importanza per sostenere poi i nuovi lavori. Eh, abbiamo parlato delle OS, abbiamo parlato del... Eh, ma questa sua cooperativa, nata molti anni fa, la CSS, ricordo che, che eravamo ancora senza barba bianca, ricordo. quindi vuol dire che è cresciuta, è cresciuta tantissimo. Perché è cresciuta? Perché due persone hanno creduto volpe e chiacchieri hanno creduto in questo modello. Quindi dopo tanti sacrifici, vicissitudini inenarrabili, loro sono la cooperativa, oggi rappresenta la cooperativa sanitaria, una delle migliori nella nostra regione, anche forse a livello interregionale. Il segreto, qual è il segreto per ecco, le mistificazioni, gente che, che, che è andata via? Quali sono questi segreti? Voglio soltanto sì. dire, eh, fare una piccola parentesi per dire che loro erano infermieri all'ospedale di Siena e eh. si sono licenziati per fare la cooperativa. Sì. Diciamo anche volevo questo. farlo dire al <ride> <a> quintiliano <ride> questo. Lo volevo dire io perché Ma insomma allora, noi siamo noi orgogliosi di avere una cooperativa. Una, insomma, insomma, una, non so se definirlo definire <coughs> un'eccellenza o qualcosa, questo non si sapete a me dirlo. Però eh, eh, sono 27 anni adesso che eh, questa iniziativa, come si diceva la barba bianca, <ride> non già comprende, eravamo la cazzetti io e Volpi, liberato, lavoravamo in ospedale e dove volevamo fare qualcosa di... si cominciava a parlare allora di cooperazione, si cominciava a parlare di, di assistenza domiciliare, in realtà noi siamo nati per fare assistenza domiciliare e quindi abbiamo un know-how specifico proprio come Adi, servizio di cure, cure domiciliari, con, con l'evoluzione che c'è stata che ho spiegato prima. Partimmo 27 anni fa, quindi precursori di questa iniziativa, ci credevamo tanti con Costanza perché all'inizio insomma proprio Faccio un esempio, anche l'ufficio Polillo Noi, insomma, mi ricordo quindi è stata non dura, ma comunque crederci, è stata la costanza, ci abbiamo creduto e con i risultati che adesso diciamo, abbiamo un network di cooperative che girano, ci sono oltre 700 dipendenti, solo in Molise girano circa oltre 300, il resto fuori regione, però comunque. Eh, per quanto riguarda le cure domiciliari l'assistenza domiciliare come la dicevo prima eh, siamo presenti su, su diverse regioni eh, e insomma, siamo, tra, tra, eh, diciamo siamo dei player abbastanza questa domanda era propedeutica a quest'altra cosa può consigliare a un giovane che vuole intraprendere o un gruppo di giovani che vuole intraprendere un'attività cooperativistica? Ma eh, riprendere quello che diceva prima il Presidente, eh, per quanto riguarda allora, intanto eh, sfatare questo pregiudizio, perché c'è un certo pregiudizio per quanto riguarda il mondo cooperativo, dovuto al fatto che eh, si è operata male, si è operato male, c'è stata una cattiva comunicazione eh, quando si parla di quando scappa uno scandalo a livello nazionale viene, viene, viene indicato a tutto il mondo cooperativo quindi che è un errore, quando succede qualcosa per un altro, altro settore non è che si identifica tutte eh, le altre certo, cose quindi certo. questa è, è, è la cosa principale c'è stata una cattiva comunicazione <coughs> si è approfittato perché eh, nel mondo della cooperativa specialmente in passato si è prestata a sotterfuggi, a, a insomma, sacche di, 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 insomma, di eh, stipendi non rispettati, cosa, anche perché eh, specialmente nel settore sociale ci si è rivolta a fasce, a, a fasce di una popolazione dove anche le persone, la polverizzazione come si diceva prima dei comuni, dove eh, il livello anche di, dei de, de, de dipendenti, chiamiamolo così, dei soci dipendenti erano anche a bassa scolarizzazione. Questo sta venendo meno, adesso sono i giovani, eh, intanto il settore che ci occupiamo noi, insomma, infermieri, fisioterapisti, medici, insomma, sono, non professionisti, sono professionisti, professionisti non che, ma gli hanno le stesse ossa, c'è un livello qualitativo che si sta andando verso un livello. Perché eh, anche. Eh, per poter, per poter erogare questi servizi deve essere accreditato, e quindi deve avere figure comunque iscritte, insomma, riconosciute con un, con un titolo o laurea o comunque l'OS, per fare l'esempio di prima, deve essere comunque un titolo riconosciuto, deve, un percorso formativo ci deve stare, alla base ci deve stare. Quindi diciamo, il livello, il livello eh, formativo è fondamentale, è importante. Ci sono delle opportunità, come dicevo prima. Eh, quel fatto che, che comunque noi eroghiamo servizi e, e comunque eh, la platea de, 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 diciamo, è brutto parlare, però comunque eh, abbiamo detto prima che comunque la non, non autosufficienza riguarda, specialmente una regione come la nostra, con, con i fenomeni di spopolamento che ci sono e, e, e quello che sappiamo, quindi diciamo, con una popolazione anziana che, che incide tantissimo per quanto riguarda i numeri. Eh, erogare i servizi sono, sono, sono fondamentali perché l'ospedale non, non, non è più sufficiente non eroga, certo, la presa certo. in carico di queste persone eh, complessivamente, quindi a partire dagli ambiti che poi ha bisogno delle, delle cooperative a partire dalla... dalla quindi c'è futuro C'è futuro, c'è un, un futuro questo, anche, anche questo, questo significativo per quanto riguarda... Questo, questo è importante, anche comunicare Comunicazione, formazione soprattutto in questo settore, anche il settore agricolo digitalizzazione perché anche diciamo, ci sono... Nuovi spiragli, non abbiamo parlato questa sera, ma ci sono anche spiragli nelle singole attività per poter crescere, emergere e restare in questa regione. Sì, sì, ma assolutamente, anzi io devo dire che prima ho fatto l'esempio di Trentino ed Emilia Romagna e mi sono colpevolmente dimenticato che non bisogna allontanarsi tanto, basta andare a Isernia a visitare la CSS per capire che il modello cooperativo quando viene sviluppato in maniera corretta, dà delle risposte serie, concrete e assolutamente gratificanti, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, per il tipo di lavoro e il tipo di soddisfazioni che uno riesce a ricavare. Per quanto riguarda il settore agricolo, noi abbiamo detto che viviamo un momento di difficoltà ed è indubbio, però questo non significa essere pessimisti per il futuro, significa essere realisti. Eh, sapendo che oggi è diventato un po' più difficile e per poter effettivamente immaginare di portare avanti un'attività agricola bisogna aggiungere alla voglia di lavorare, alla passione anche la competenza. D'altra parte tutti lo hanno sottolineato che senza le competenze è difficile oggi essere competitivi. Le competenze devono essere tecniche per quanto riguarda la capacità di produrre, ma devono essere anche di carattere imprenditoriale per sapere come produrre e come organizzare la propria azienda nel miglior modo possibile. E per rendere ancora più eh, come dire, positiva la visione per chi vuole in qualche modo impegnarsi in agricoltura, soprattutto nelle aree interne. È però fondamentale che la Regione e le istituzioni nella prossima programmazione tengano conto che è necessario favorire l'aggregazione economica. Nella passata programmazione l'aggregazione economica era promossa sotto varie forme eh, contratti di rete, filiere, ehm, ATS. Si sono dimenticati il modello cooperativo. Ecco, L'invito è di dire nella nuova programmazione, ricordatevi che il modello più antico di aggregazione economica in agricoltura è la cooperazione. E la cooperazione è quella che oggi riesce a dare più di ogni altra risposte concrete. Perché? Semplicemente perché si basa su due elementi che sono il futuro della nostra regione e dell'agricoltura, il capitale umano e il legame con il territorio. Nessuno più della cooperazione riesce a esaltare e mettere insieme questi due elementi, non ce lo dimentichiamo. Trasmissione soddisfacente dal mio punto di vista perché si sono affrontati argomenti molto, molto interessanti. Siamo comunque alla, alla fine, quindi abbiamo, anzi, siamo overtime come al solito, qualche minuto in più ci siamo presi sul, sul palinsesto. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie per la vostra presenza in grazie, trasmissione grazie. in questa prima trasmissione dell'anno ringraziamo anche la regia questa sera eh, diretta da Antonio Masi da Mario Buccieri e ringraziamo anche Pierino Coppola per quanto riguarda la grande mano che ci dà sui social la settimana prossima affronteremo un altro argomento di attualità quella L'obiettivo 1 che fine ha fatto, non lo sappiamo, è stato sorpassato dal PNRR, ne discuteremo con gli industriali del Molise. Grazie per essere stati con noi, a giovedì prossimo.